E adesso l'Adriatico diventa terra di conquiste. Altrettanti KO nelle ultime tre partite. Dopo Cagliari, Palermo e Genoa fa festa anche il Messina. Il team di Bortolo Mutti si impone per 2-1 al termine di una gara che i biancazzurri avrebbero almeno meritato di pareggiare. Due errori pagati a caro prezzo, un portiere avversario versione super, ma anche e soprattutto l'ennesima infelice direzione arbitrale. Questa volta non risparmia strali neanche una persona tanto misurata come Ivo Iaconi. Questi infortuni come arma tattica per fermare un'azione avversaria, questi buttarsi in campo e a terra e rimanerci fino a quando non si butta la palla fuori, è una cosa ridicola. Gli arbitri purtroppo di calcio, e questo lo posso dire sinceramente, non ne capiscono. E il vero problema è che gli arbitri non capiscono di calcio e non preservano lo spettacolo del calcio. L'arbitraggio del genere oggi è stato disonesto, è stato vigliacco, è stato venduto, che gliel'ho detto in faccia, non gliel'ho mandato a dire, e poi gli ho detto altre parole che in televisione non voglio ripetere. La direzione di Trefoloni è supponente, l'arbitro senese tollera tutte le furbizie, il gioco sin troppo fisico del Messina. Dopo neanche un minuto, un'entrata dura, scomposta e non sanzionata di Coppola mette KO Daniele Amerini, che manifesta a ragione tutto il suo disappunto. Iaconi che conferma Alteri al centro dell'attacco, inserisce Giampaolo, accentra Stella e di rotta Frezza sul versante opposto. L'ennesima avversità non irretisce comunque i biancazzurri, che tuttavia al settimo tremano su questo siluro dello specialista Parisi. Calcio franco da circa 30 metri, traversa scheggiata. Quindi sale in cattedra l'undici di casa, sospinto dall'ispirazione di Iannuzzi sulla tre quarti e da un Alteri in splendide condizioni. Zorò e Sullo proteggono Storari, che al quattordicesimo neutralizza il diagonale dell'ex vicentino e la successiva conclusione sotto misura dell'eroe di Salerno. È una gara tutta nervi che Trefoloni non riesce a gestire con autorità. Il nervosismo prende il sopravvento, il primo a cadere nella trappola è il vicepresidente Antonio Oliveri, allontanato per proteste dalla fiscalissima giacchetta toscana. Tuttavia il Pescara non molla la presa, attacca a pieno organico ma con giudizio. 19° numero di Iannuzzi, tunnel in area ai danni di Rezaei, contatto inevitabile per l'arbitro e tutto regolare. Il calcio è davvero spietato, il Messina appare alle corde, pure l'undici di Mutti trova il gol del vantaggio, rinvio di Storari e chiara indecisione di Pagani, che l'ex Sullo capitalizza così senza esultare. 29° Pescara 0 Messina 1. Punizione immeritata che per un attimo sembra condizionare i biancazzurri. Un minuto più tardi infatti Sosa fallisce goffamente il raddoppio su assist pregevole di Arturo Di Napoli, ma il Pescara torna a macinare gioco. 34° cross di Stella, stop e sinistro di Giampaolo, Rezaei provvidenziale. 39° calcio piazzato, gran botta di Alteri, Storari sventa da par suo. Secondo tempo Iaconi sorprende tutti, fuori Frezza, dentro Calaiò in coppia con Alteri, Stella e Giampaolo esterni, Iannuzzi mediano per un 4-4-2 super offensivo. Forse troppo presto? Forse sì, però avevamo bisogno di avere più qualità in mezzo al campo per cercare di costruire un gioco più manovrato, più ragionato. In effetti non sembra una mossa particolarmente illuminata. A centrocampo comincia a prendere corpo la supremazia del Messina, che dopo questa buona opportunità fallita da Gorgone si rende pericoloso in due circostanze, sempre in contropiede, ma per fortuna dei biancazzurri le conclusioni di Coppola prima, Di Napoli poi, procurano brividi e nulla più. Quindi l'ingresso di Bellè che rileva Iannuzzi. Due minuti più tardi il Messina raddoppia. 28° squadra piuttosto sbilanciata, Coppola recupera palla, forse aiutandosi con il braccio, e serve il neo entrato Guzman. La difesa arretra troppo e soprattutto si apre il 22enne scuola Juventus, ha tutto il tempo di controllare e concludere. Sinistro a pelo d'erba e nulla da fare per Alessandro Cesaretti. 2-0 è partita che appare ampiamente compromessa, invece il Pescara tira fuori orgoglio e carattere. 30° lancio di sbrizzo, torre di Calaiò e gran sinistro al volo di Alteri, che non lascia scampo a Storari. Giochi riaperti, ma di lì a qualche minuto torna protagonista indesiderato l'arbitro Trefoloni. La vecchia, già ammonito, colpisce il pallone con la mano, il fischietto senese assegna la punizione ma non estrae, contravvenendo al regolamento, il cartellino giallo. Antonaccio esprime le sue riserve e guadagna
anzitempo la via della doccia. La gara sembra finita, ma il Pescara vuole scacciare via il fantasma di una sconfitta assolutamente ingiusta. Finale a dir poco concitato, 38esimo numero in area ospite di Giampaolo che spira Alteri sinistro a colpo sicuro, Storari si supera. 40esimo calcio di punizione destro a giro dalla fantasista, pallone di un soffio al lato. Il gioco si inasprisce, l'arbitro continua a concedere troppo alla squadra siciliana che resiste e alla fine vince senza brillare. Per il Pescara che mastica amaro e ne ha ben donde, un'altra sconfitta che ha davvero dell'incredibile. Muti, un Messina che ottiene il massimo col minimo sforzo, potremmo sintetizzare così questa partita, è d'accordo o no? Sì, la realtà, sicuramente noi siamo stati molto cinici nel sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Il Pescara, grande mole di lavoro, anche occasione, bravo il nostro portiere nei momenti decisivi. Calcio è questo a volte. Messina cinico, spietato, lo ha detto poc'anzi Bortolo Mutti, Sassasullo, insomma in estrema sintesi la partita si è sviluppata proprio su questi binari o no? Sì, noi stavamo soffrendo tantissimo, infatti Solari ha fatto un intervento incredibile con una doppia parata, poi abbiamo trovato il gol e sul gol abbiamo costruito la partita. Noi siamo bravi ad essere una squadra seconda in classifica che però la pensa come una squadra penultima in classifica, cioè lottiamo su ogni palla, non abbiamo vergogna a buttare la palla in tribuna e cerchiamo di limitare anche gli avversari. Quanto ha inciso l'arbitraggio questa sera? Sicuramente sotto il profilo della tranquillità della squadra molto, perché noi, per dire, domenica scorsa abbiamo avuto il nostro portiere ammonito credo al decimo del primo tempo perché ha ritardato una rimessa. E oggi io credo che Storari abbia perso anche più di 10 minuti forse complessivamente in tutte le rimesse che ha messo, che ha fatto, e non è stato manco ammonito. Io credo che ci vorrebbe una uniformità di giudizio. Mi sorprende che un arbitro della qualità di Trefoloni, perché credo parliamo uno dei migliori arbitri, uno che costantemente arbitra in Serie A, non preservi il gioco del calcio, il ritmo del gioco, permetta tutti questi spezzettamenti, queste manfrine. Casa Biancazzurra si recrimina non tanto sugli episodi quanto invece sulla direzione arbitrale. Questo non sono d'accordo, perché c'è stato veramente a volte dei falli molto molto decisi da parte dei difensori e Trofoloni ha gestito per me la partita in modo intelligente, perché sono stati falli al limite anche dell'espulsione e c'è stata solo l'ammonizione, per cui guardate bene come le cose sono andate. Poi è chiaro, vista da un'altra parte si dà un giudizio diverso, visto dall'altra magari si è un pochino più morbido, però se guardate gli interventi che sono stati fatti, qualcuno era a rischio dell'esplosione. C'è un'altra protesta ufficiale presso gli organi competenti? No, che la faccio a fare la protesta? Se mi ridono in faccia devo fare la protesta, perché ormai le proteste possono fare solamente le squadre che devono pensare a salvarsi e iscriversi al campionato con i debiti che hanno. Se si va a criticare un arbitro per un'ammonizione in più, un'ammonizione in meno, allora davvero chiudiamo tutto e lasciamo stare. Io penso che bisogna analizzare le parate di Storari, l'errore dell'attaccante del Pescara, l'errore dell'attaccante del Messina. È questo che bisogna analizzare. Il Pescara ha fatto una grande partita e Trefoloni non c'entra niente se non ha vinto. È che nel momento topico della partita loro non hanno fatto gol e noi li abbiamo fatti, e questa è la differenza. Quindi quando dicono che il Pescara non ha peso politico è la verità? È la verità, sì, perché non ha debiti e loro non ha peso politico.